Buongiorno, torniamo brevemente a fare un aggiornamento sulla diffusione del virus nella nostra città, perché non ci sono dati significativamente nuovi che devono essere comunicati, però è giusto anche ogni tanto trasmettere i dati. Le persone attualmente positive nella nostra città sono 19. Di cui i minori sono 5. Tre di questi ragazzi e bambini sono casi che conosciamo direttamente e con i quali ho avuto anche modo di parlare direttamente con i genitori, mentre per gli altri due invece non sono ancora riuscito a recuperare il numero di telefono perché non è presente nei dati dell'ATS. Quindi se qualora i papà o le mamme di questi ragazzi fossero disponibili a farci sapere le loro condizioni di salute, lì sarei davvero grato. Questi ultimi contagi hanno portato ad un totale delle persone positive che sono risultate dall'inizio dell'emergenza ad oggi positive nella nostra città a 184. Abbiamo un indice circa dell'1,18% della popolazione che ha contratto il virus. Questo indice per tanti mesi ci ha visto tra i comuni della provincia di Monza e Brianza tra i più colpiti dal virus. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, invece, questo rapporto è rimasto stabile, però ci ha fatto scendere nella, chiamiamola così, poco invidiabile classifica dei comuni più colpiti, perché c'è un dato significativo che lo spiega, e cioè che la diffusione del virus si è fermata o comunque si è rallentata all'interno delle tre case di riposo che abbiamo a Besana. Averne così tante su 15.000 abitanti fa ovviamente incidere molto di più questo dato. Infatti, su 184 risultati positivi, le persone risultate positive all'interno di strutture per anziani sono 78, e questo dato è pressoché stabile praticamente da agosto. Ad agosto eravamo fermi a una settantina circa. Vuol dire che rallentando la diffusione all'interno delle case di riposo abbiamo avuto un'incidenza minore sul numero di contagi all'interno della nostra città. I decessi, invece, l'ultimo dato che manca, ad oggi sono 34, ce n'è uno in più rispetto all'ultimo dato che avevo trasmesso. E corrisponde purtroppo alla ripresa della diffusione del virus all'interno dell'RSA. Tenete conto che se una persona è residente ancora a Besana, ma è ospitata in un RSA di un altro comune, viene conteggiata ancora nei nostri dati, mentre molti sono i residenti ospiti nell'RSA di Besana che sono residenti presso la struttura stessa e quindi vengono conteggiati in questo modo. Dicevo, sono 19 le persone attualmente positive. C'è stato un aumento negli ultimi giorni, ma per darvi un dato, il 3 di ottobre erano 10 e possiamo dire che negli ultimi 30 giorni sono 19 le persone in totale che hanno contratto il virus. Quindi cioè il delta tra quelli che erano positivi totali 30 giorni fa e quelli che sono positivi totali oggi. Questo ci fa capire che c'è un incremento, però per farvi un paragone, negli ultimi 15 giorni del mese di marzo siamo passati, negli ultimi 15 giorni, quindi dal 15 al 31, siamo passati da 4 positivi a 38 positivi, in 15 giorni. Quindi c'è una situazione che si mantiene seria, che sta diventando seria perché comunque sono sempre di più le persone che sono positive. Ma non siamo ancora a quei numeri. In totale, invece, per quel che riguarda la nostra regione, le persone ricoverate, che forse è il dato che interessa di più, sono 905 e quelle in terapia intensiva sono 71. Quindi questa è attualmente la situazione. Non sto vedendo se ci sono dei commenti. L'audio non è buono, vi devo chiedere scusa, ma non è il mio solito PC, ne sto usando un altro che non è il massimo. Riprenderò a farli dal comune dove in questi giorni non sono stato, ma va tutto bene.
Se non ci sono domande, avete visto l'ordinanza di ieri, la cosa più forse impattante per noi, oltre agli orari delle attività commerciali, è il fatto che molte attività sportive risultano di fatto sospese. Mi viene in mente soprattutto quelle che vengono praticate al centro sportivo da parte delle due ASD che lo occupano. Mi dispiace perché a pagare ancora una volta un prezzo significativo sono i nostri ragazzi, e questo oggettivamente addolora in qualche modo, perché anche il risvolto psicologico c'è, è inevitabile, cioè si vede, perché dal lockdown ad oggi abbiamo visto tutti, in tutti i comuni, non solo nel nostro, cosa è successo a parchi e spazi pubblici ai ragazzi che li hanno occupati. Perché se è vero che da una parte è indifendibile che qualcuno spacchi il bene pubblico, dall'altra parte è anche vero che agli adolescenti, soprattutto dal lockdown ad oggi, non è stato dato alcun modo di avere un minimo di socialità, un minimo di svago. E poverini, hanno diritto anche loro a vivere la loro adolescenza. Un altro dato importante, abbiamo al momento una sola classe scolastica, a proposito dei ragazzi, in sorveglianza attiva, perché una è finita l'altro giorno in quarantena, e la quarantena dell'altra classe finisce lunedì. Ringrazio il Covid manager dell'Istituto Comprensivo Giovani XXIII, che sento spessissimo e che è davvero in gamba, che è il Gigi Galbiati, e ringrazio anche la dirigenza scolastica, perché in questi giorni ci stiamo veramente interfacciando moltissimo. Loro stanno lavorando alla clemente, applicando al massimo le linee guida che arrivano dall'alto. Mi incrocio le dita perché al momento, rispetto al contesto intorno, siamo comunque in condizioni, direi, non sono accettabili ovviamente, però insomma c'è chi sta peggio, sinceramente, sentendo anche le notizie di questa mattina relativamente a una scuola superiore vicina. Quindi veramente tanto è stato fatto, tanto deve essere fatto ancora, è un periodo un po' così. Dobbiamo sforzarci tutti di stare attenti e di evitare comportamenti sbagliati che poi incidano soprattutto sulla nostra salute in primis, ma anche sulla tenuta economica delle nostre attività, perché la sofferenza, la paura di un nuovo lockdown è tanta da parte di tanti commercianti, artigiani, imprenditori e quindi per le famiglie dei loro dipendenti. Ricordiamoci che questa è sempre una cosa fondamentale. I decessi a Besana sono 34, leggo sotto i commenti. Quindi a presto, riprendiamo adesso con più frequenza il dato, dopo che di tra la trasmissione dei dati, dopo che per un po' di giorni si erano in qualche modo stabilizzati. Adesso ricominciamo, spero nei prossimi giorni, di farvi vedere anche i grafici più elaborati, vi dimostrano anche graficamente cosa sta succedendo. Quindi a presto e buona giornata.